Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. Nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, alcuni magi giunsero da Oriente a Gerusalemme e domandavano: dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo. All'udire queste parole il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli risposero a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda? Da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme esortandoli: andate e informatevi accuratamente del bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo. Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella che avevano visto nel suo sorgere li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Nella nostra mentalità falsamente liberata da molte immagini, abbiamo creduto anche che questi personaggi venuti dall'Oriente fossero così una trovata dell'Evangelista Matteo oppure della tradizione iconografica che li ha dipinti in quel modo, no? Noi li abbiamo fatti diventare dei pupazzi. Ma in realtà questi magi hanno un retaggio molto lontano, importante anche nella rivelazione, perché nel libro dei Numeri, il capitolo 22-23, si racconta di un episodio, quindi molto antico. Il libro dei Numeri racconta il passaggio, no, esodale di Israele dall'Egitto fino alla terra promessa e tutte le problematiche che incontrerà prima di entrare nella terra promessa. Si racconta nel libro dei Numeri che gli abitanti della terra di Canaan si erano spaventati a vedere la potenza e il numero di questi israeliti che con le tende si accampavano, attraversavano paesi per entrare, no? A prendere possesso della terra. Si erano spaventati della loro forza. Dunque uno di questi re aveva chiamato proprio dall'Oriente un mago, o meglio un mezzo profeta, insomma uno che aveva la possibilità di fare dei vaticini a sfavore di qualcuno o a favore di qualcun altro. E costui era arrivato, si chiamava Balaam, e era arrivato per fare questa profezia contro le tende di Israele, ma quando si era posto a guardare la bellezza di questo popolo, anche informato dallo Spirito di Dio, aveva detto: piuttosto no, io non maledirò, piuttosto benedirò questo popolo grandemente perché si moltiplichi. Per tre volte farà questo, ma nella terza profezia, nella terza espressione di benedizione dirà Balaam a questo re che l'aveva chiamato, dirà: io non solo lo benedico, ma vedo da lontano, non proprio adesso, ma più in là, vedo come una stella giungere in mezzo a questo popolo, come una presenza di Dio che si accovaccia come un leone potente, perché questo popolo è un popolo santo. Allora la stella, Dio che si manifesta, che è a favore delle tende di questo popolo, ci fa entrare nel mistero di questa festa che noi oggi stiamo celebrando dell'Epifania. Dunque la manifestazione di un progetto, lo capisci, che è nato molto tempo prima di quando è stato annunciato, che ha già la sua radice in questa profezia di Balaam,
contro le aspettative del re, che non di questo re di Canaan. Un progetto che Dio desidera realizzare, che finalmente, nella pienezza del tempo, come noi lo chiamiamo nella teologia e nella Chiesa, con l'incarnazione del Verbo, diventa un progetto offerto a tutti. L'Epifania dice proprio questo. Il fatto che questa immagine del dono di Dio in Cristo, nel Messia, è offerto non solo all'adorazione, ma anche per la salvezza di tutti. Sarebbe l'Epifania, cioè la presenza della Sacra Famiglia in questa spelonca della periferia di Betlemme, sarebbe la parola, la formula che Dio ha scelto per parlare all'uomo. Tu dirai, come la formula? Che cosa sarebbe questa parola che Dio ha usato? Sarebbe una modalità che Dio ha pensato, buona per te, buona per Lui, che porti cioè tutta la sua divinità e che allo stesso tempo sia comprensibile per la tua immaginazione, per la tua intelligenza. E se tu dovessi andare con i pastori o con i magi davanti a questo spettacolo, che cosa vedresti? Vedresti una relazione, il padre, la madre e questo figlio. Vedresti una relazione, cioè una modalità semplice, la relazione, quella che sei chiamata a vivere, che forse desideri vivere, o forse la relazione malata nella quale vivi e che ti opprime, una relazione. La cosa più bella, più grande che è data al genere umano. Sì, pure gli animali in qualche modo si relazionano, ma poi se ne vanno ognuno per fatti suoi. L'uomo invece è chiamato a coltivare, a custodire, a far crescere, a educare ogni relazione. Questa è la nostra antropologia. Poi gli altri dicano quello che vogliono, sul loro modo di incontrarsi e di vivere. Questo è il linguaggio che noi abbiamo compreso, che promuove l'uomo, che lo promuove proprio in relazione alle persone che ama e dalle quali è amato. E se non ci riesce, è sostenuto, aiutato a ricostruirla sempre, questa relazione. Perché? Perché è specchio di un'altra relazione, quella del Padre, del Figlio e dello Spirito. Ed è proprio lo Spirito che permette all'uomo di guarire ogni relazione, guardando con attenzione e semplicità alle relazioni della Sacra Famiglia. Una formula, una molecola, diremmo, semplificata della relazione, quella che vedono i magi, ma anche un mandato. E i magi proprio questo sono venuti a celebrare. Con una liturgia vengono a celebrare questa icona della famiglia di Betlemme, in questo caso. E questa liturgia offrono oggi anche a noi, perché si recano da questo bambino, questi astronomi della Persia probabilmente, che hanno una religiosità per certi versi molto vicina alle figure che riguardano anche la nostra fede, quando arrivano motivati dal desiderio della sapienza, di conoscere il progetto di Dio che ha desiderato manifestare nel popolo di Israele, si avvicinano con l'oro, l'incenso e la mirra. Si avvicinano cioè con le caratteristiche adeguate per celebrare l'incarnazione della santità di Dio in mezzo agli uomini. L'oro, perché ne distingua la regalità. Dunque questo bambino, che è questa formula semplice, un bambino, pensate, un bambino appena nato, ma come può essere re? Come puoi vedere la sua regalità? Eppure la liturgia ti aiuta a celebrarla. Come la liturgia ti aiuta a celebrare nel pane consacrato la presenza reale di Cristo, anche se i tuoi occhi non vedono altro che un'ostia di farina. Poi l'incenso, che ne identifica la divinità. E poi infine la mirra, che direbbe la vita eterna, no? La mirra serviva a custodire i corpi, qualcosa che fa riferimento all'eternità. Perché però questa per noi è una formula? Perché ti è affidata, perché tu la viva liturgicamente, perché tu esca da ogni Eucaristia, da ogni incontro con il Signore, con il desiderio di celebrare la stessa cosa nella relazione con il tuo prossimo. Dunque, il tuo prossimo che ti appare nella modalità semplificata e qualche volta neanche amabile della sua natura peccatrice,
È il luogo dove tu sei chiamato a, con la tua liturgia, con questa liturgia, a riconoscere la regalità della natura umana, la divinità promessa al tuo prossimo come è promessa a te, e la vita eterna che comincia già oggi, che ascolti la parola e che ti nutri del pane consacrato, cioè della presenza reale di Cristo. Se vuoi celebrare questa Eucaristia, lascia perdere adesso i pupazzi ed entra in relazione con il tuo prossimo, comunque sia, chiunque sia, in qualsiasi modo viva e sia vicino o distante dai tuoi pensieri e dai tuoi gusti, va verso il tuo prossimo con l'oro, l'incenso e la mirra. Guardalo che è un uomo, e siccome uomo è destinatario della regalità, siccome un uomo amato da Dio è destinatario della divinizzazione, è chiamato a diventare come Dio, come te. E siccome tutto questo nella sua natura umana oggi non lo vedi, celebralo con la mirra, custodisci in lui ciò che Dio vi ha posto fin dall'inizio della sua nascita. Santifica in lui ciò che tu intravedi e sai che è presente al centro della sua vita come desiderio di immortalità. Questo desiderio Dio lo ha ratificato nella resurrezione del suo figlio, dunque lo produrrà nella vita di tutti gli uomini. Il nostro annuncio non è più che Cristo è risorto solamente. Il nostro annuncio d'oggi in poi, da questa Epifania in poi, è non solo è risorto ma vive in te, e la vita divina che è in te tu sei chiamato ad accorgertene, e mentre te ne accorgi a celebrarla, e quando la celebri a fare che diventi la carità tra tutti gli uomini, la ricostruzione della relazione autentica, quella che è specchio della relazione trinitaria. Una grande liturgia nelle tue mani, caro amico. Non sei più spettatore delle messe, ormai te ne sei accorto. D'ora in poi non stai più a guardare quello che si celebra qua, ma sei destinatario di un mandato e sei chiamato a celebrare dentro le tue relazioni. Non ti inventare niente, non ti inventare la gioia effimera, i girotondi e i saltelli a destra e a sinistra, piuttosto fai brillare questa santità in mezzo agli uomini. Servili. Amali, perdonali, accoglili, non giudicarli, non mormorare, non creare distanze. Trova tutte le occasioni perché la divinità nascosta al centro del tuo prossimo venga fuori come un'epifania e tutti possano accorgersene. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, hai aperto davanti ai nostri occhi la via della salvezza con una parola semplice, con una grazia immensa che hai manifestato nella relazione della famiglia di Nazareth. Facci entrare in questo itinerario. Purifica il nostro cuore e la nostra mente. Fa che possiamo vedere nell'incontro con il nostro prossimo la luce che rifulge sul volto del tuo Figlio. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Ti chiediamo nuovi pastori per il tuo gregge, capaci di incontrare le difficoltà di questa generazione e di guarirle, di sostenere il tuo popolo nelle difficoltà, di non attaccarsi mai ai beni della terra, piuttosto a quelli del cielo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti chiediamo perdono per i giudizi che abbiamo fatto, per le inimicizie che abbiamo costruito, per tutte le guerre che ogni giorno ci apprestiamo a combattere contro il nostro prossimo. Guarisci il nostro cuore, fa che possiamo riparare a tutto il male che abbiamo compiuto. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo anche per gli uomini che in questo tempo si trovano abbandonati, divisi in se stessi, giudicati, messi in difficoltà dalle prove della vita, dalle malattie e dalla paura della morte. Fa conoscere loro ciò che la morte è veramente. Liberali da ogni paura. Mostra loro la gloria
che tu hai posto innanzi agli occhi di quelli che hai voluto. Fa che affrontino volentieri questo tempo, sostenuti dalla tua grazia. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. C'è nascosto al centro della loro vita un desiderio irrefrenabile, irriducibile, che è segno della presenza del tuo Spirito. Fallo crescere nelle loro relazioni. Guarisci le loro famiglie. Risana le ferite che hanno subito. Perdonali per i peccati che hanno commesso. Mettili a riparo dalle insidie del maligno e da ogni maleficio. Sostienili nelle prove, possano lodarti in eterno. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, alcuni magi giunsero da Oriente a Gerusalemme e domandavano: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo». All'udire queste parole il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda. Da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme esortandoli: «Andate e informatevi accuratamente del bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo». Udite le parole del re, essi partirono ed ecco la stella che avevano visto nel suo sorgere li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. All'alba della rivelazione della salvezza, in quella parte della scrittura che noi generalmente riteniamo passata, antica, insomma, che si muove intorno a guerre, uccisioni e massacri, quello che chiamiamo l'Antico Testamento, proprio nel cuore di quella letteratura c'è il libro dei numeri, fa parte del Pentateuco per gli ebrei della Torah. E nel libro dei numeri, ai capitoli 22 e 23, si racconta della paura che invase il cuore di un re che, vedendo moltiplicarsi le schiere del popolo di Israele che stava per entrare a prendere possesso della terra di Canaan, siccome lui era re di una porzione di questa terra, spaventato, aveva chiesto a un mago di venire da lontano a maledire le tende di questo popolo perché non avesse la meglio sui suoi sudditi. E questo profeta era venuto, questo mago era venuto, un misterioso personaggio che aveva una capacità di fare oracoli efficaci. E quando era giunto, dopo alcune peripezie che non sto qua a raccontare, quando era giunta a guardare l'accampamento di Israele, invece di maledire, lo aveva largamente benedetto, suscitando lo sconcerto di questo re. Anzi, nella terza benedizione che questo mago fa sull'accampamento, fa riferimento a una stella che egli ha visto sorgere e posarsi su queste tende. E dice: «La vedo, ma non ora, la contemplo, ma da lontano», come dire: «Io so che accadrà. Non so qual è il tempo». Con questa categoria possiamo andare a riprendere i nostri cari re magi che vengono anche loro da Oriente.
Oriente. Esattamente vengono da una regione dell'Iran, appartenenti probabilmente a una religione che un certo Zarathustra aveva riformulato, che si chiama il Mazdeismo o lo Zoroastrismo. È interessante, chi andasse a vedere i tratti di questa religione vi troverebbe molte cose che un po' ci somigliano. Un Dio unico, l'idea che verrà uno nato da una vergine che farà la salvezza e poi insomma diversi aspetti, che sarà addirittura un pastore, pensate un po', e che pascerà il suo popolo. Era un popolo lontano, non aveva la rivelazione di Israele, ma aveva il desiderio di conoscere le vie della sapienza. Un popolo che desidera scrutare il cielo, scrutare le stelle, erano astronomi, non astrologi, come quelli che fanno l'oroscopo, e aveva compreso che questa sapienza si sarebbe certo manifestata in un certo luogo. Un grande luogo? No, probabilmente proprio quel piccolo luogo che è Betlemme al tempo di Gesù. Lontano da Gerusalemme pochi chilometri, ma abbastanza lontana dal modo di intendere le cose proprio dell'intelligenza di Gerusalemme, gli scribi e il re. Quando vanno dal re a chiedergli ma dov'è che nascerà questo re dei Giudei, lo mettono un po' in difficoltà. Come quel re dell'Antico Testamento, pure questo dice ma se viene un altro re e io non sono più re. Tra l'altro Erode non era manco ebreo. Allora va a chiamare gli scribi, i sapienti, quelli che stanno nelle facoltà teologiche, conoscono la parola sulle dita e sanno tutto e sempre di più. Qualche volta difettano un po' nella fede. Pure questi scribi alla domanda dove deve nascere il Messia? Deve nascere, aprono i rotoli, no? A Betlemme di Efrata, perché sta scritto così e così. Poi arrotolano di nuovo questo testo e se ne vanno a casa loro. Nulla li spinge ad andare a vedere cosa succederà in questa Betlemme di Giudea, in questa piccola frazione del popolo di Israele. E Erode, da parte sua, che curiosità non ne aveva affatto, semmai solo paura, dice ai magi questa bugia, andate, guardate, poi me lo dite e io verrò ad adorare. Tutti sappiamo come va a finire la storia. Ma cosa insegna a noi questo? Dovremmo voltare pagine e andare a vedere cosa succede a questi magi quando vanno finalmente a Betlemme. Che cosa troveranno? Troveranno una spelonca, una stalla, una realtà periferica rispetto al centro abitato, dove c'è uno spettacolo, un'icona veramente semplice. Una famiglia. Sai, detto 20 anni fa, 50 anni fa, 100 anni fa, una famiglia. Oggi non si può dire famiglia. Quale sarebbe questa famiglia? La tua, che sei cristiano, spesso non è una famiglia che si regge in piedi. Quella di chi non è cristiano non è più neanche una famiglia, per quanto si sforzino di chiamarla tale. Ma questi qua, questi sapienti, che non hanno snobbato questa icona, che non l'hanno trattata con disprezzo come fa a volte questa generazione, che cosa vede l'istituzione della famiglia? Oppressiva della famiglia? No, vede la relazione. La relazione, capisci? La cosa più grande che Dio ha dato all'uomo fin dalla creazione, la possibilità di relazionarsi in se stesso, uomo-donna, come un essere solo, e poi distinto, uomo e donna, che possano incontrarsi e poi con tutta la creazione per riportarla alla grande relazione con Dio. Specchio questa relazione dell'amore trinitario che guarda, è proprio una relazione. Una chiave semplice messa in mano agli uomini perché con questa relazione possano amare, sostenere, perdonare, rialzare dalla morte. Direi una chiave d'oro. E questa chiave d'oro a chi è consegnata? Al re dei re? No, è consegnata a una piccola realtà, a un nucleo familiare, una realtà che potrebbe essere pure la tua, se lo volessi. E loro rimangono meravigliati che tanta sapienza converga in una piccola grammatica, perché comprendono così che la grande sapienza non è lontana dal cuore degli uomini, ma si avvicina alle vicende di ciascuno, per risanare il cuore di chiunque, per ricostruire il vero, l'autentico progetto di Dio.
E che portano a questa relazione? Portano ciò che le appartiene, le prerogative di questa relazione, perché questa relazione dice la regalità, perché viene da Dio, dunque loro, che la faccia brillare e che la riempia di gloria o ne riconosca la gloria. Poi ancora l'incenso, che ne dica la santità, una profezia sul mondo, lo stesso incenso col quale noi incensiamo le cose e incensiamo, pensa, persino la salma di chi se ne va, perché è stata tempio dello Spirito Santo. Incenseremmo con questo profumo anche le relazioni tra gli uomini per riscattarle dalla morte in cui giacciono e restituirle alla gloria alle quale Dio le chiama. E poi finalmente la mirra. Proprio la mirra, una resina che serve a conservare, a custodire. È interessante tutto questo, l'abbiamo visto tante volte. E che direbbe alla nostra vita questa grammatica? La grammatica semplice della relazione non sta lontano, sta nella tua vita, sta intorno a te e quando ritorni a casa la trovi. Bella o brutta che sia, simpatica o no, vecchia o giovane, malata o sana, è la relazione tra gli uomini che ti amano, che ami o che forse non riesci a incontrare. Come vai incontro a questa relazione? Ci va incontro riconoscendone la gloria, che è nascosta, che è coperta, forse dal peccato dell'uomo contemporaneo, forse dal giudizio che il tuo amico ha fatto nei tuoi confronti, forse dall'odio che porta verso di te, ma questa gloria c'è. Come la scoprirai? Facendone emergere la santità, dunque aspergendola di un profumo che sorpassi il cattivo odore delle cattive azioni che pure il tuo prossimo forse ha compiuto come te. E poi finalmente che tu la custodisca, questa realtà che hai trovato, che tu la ricopra di mirra perché non si consumi, perché non vada in putrefazione, perché si conservi. Guarda bene, quante amicizie sei riuscita a conservare, quante relazioni in cui hai creduto ti si sono frantumate tra le mani. Non vorresti forse recuperarne il senso, riconoscerne la grandezza? E perché no, custodirle in Dio, anche se tu non ritrovassi il tuo amico, anche se tu non potessi ricongiungerti a lui, questa relazione custodita in Dio un giorno sarà risanata dallo Spirito e tu vedrai faccia a faccia come Dio ha amato te e anche il tuo nemico. Questa è la resurrezione, nel paese dei balocchi del cielo. Allora questo ministero liturgico, direi dei magi, è affidato a te. Fatti animare dalla curiosità di vedere la sapienza dove voglia manifestarsi e poi seguila finché si posi sulla realtà del mondo nel quale tu vivi e ti trovi. E poi onorala come puoi. Non giudicare, non mormorare, non dire il male del tuo prossimo, anche se fosse evidente e manifesto. Non celebrare mai la debolezza del tuo prossimo e la sua fragilità. Piuttosto sostienne la vocazione alla santità, perché appartiene a lui e appartiene pure a te. Se custodisci la sua, un giorno brillerà pure la tua. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Dona al tuo popolo santo il coraggio di affrontare questa generazione nella certezza della tua misericordia. Fa sperimentare ai tuoi figli la guarigione da questo male che ha investito le nostre relazioni e le ha trasformate, perché tutti non perdano mai la speranza di tornare a relazionarsi tra loro. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti chiediamo perdono per non averti onorato con la nostra vita, con le nostre azioni, con la nostra devozione, con la nostra obbedienza. Là dove abbiamo peccato, soprattutto contro il nostro prossimo, la fa scendere la tua benedizione, dacci la possibilità di riparare. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso,
Ti preghiamo per gli uomini che stanno vivendo con difficoltà questo tempo, per tutti noi certamente, ma per quelli che hanno perso il lavoro, la sicurezza dell'economia familiare, la possibilità di ricongiungersi ai propri cari, tutti quelli che si sentono afflitti da questa esperienza di impotenza della nostra natura. Non permettere che perdano mai la speranza, per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo, per questi tuoi figli, di cui conosci i pensieri perché ne scruti i cuori. Non lasciarli nell'ignoranza. Accendi in loro il desiderio della sapienza, la possibilità di poterla trovare soprattutto andando incontro al prossimo. Mettili a riparo da ogni insidia del maligno, dalle sue logiche perverse e da ogni maleficio. Te lo chiedo, Padre Santo, per i meriti della tua Chiesa, della Vergine Santa e Madre di Dio, di tutti i santi e i martiri, e per Cristo, nostro Signore.